Bentrovati amici di Ceramicanda TG Architettura, partiamo con una notizia che riguarda il mercato immobiliare, ma questa volta non quello della prima casa. In 10 anni sono raddoppiate le case acquistate dagli italiani all'estero. Secondo stime di Scenari Immobiliari, quest'anno gli italiani acquisteranno all'estero 35.000 unità immobiliari, in aumento del 5,7% rispetto al 2010, con un investimento di 4,2 miliardi di euro. Il compratore tipo cerca una residenza di basso costo, solitamente tra i 100 e i 150 euro, e li paga con i risparmi senza mutuo e lo fa per utilizzarla. Secondo le previsioni di Scenari, la suddivisione degli acquisti è così composta: nel 2011 il 18% in Spagna, il 15% in Grecia e il 14% nell'Europa dell'Est. La parte del leone spetta sempre agli Stati Uniti con il 24%. Riprende a diminuire il numero di laureati che consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere. A rilevarlo è il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il CNI, secondo la quale le prove d'esame di Stato per l'accesso alla professione di ingegnere e ingegnere junior sono complessivamente 12.336 per quelli che hanno già ottenuto l'abilitazione professionale, ovvero l'8,6% in meno di quanto registrato nell'anno precedente. Una diminuzione che accomuna gli abilitati della sezione A dell'albo ingegneri, scesi da 11.966 agli attuali 10.978, ma anche gli ingegneri junior, che sono passati da 1.531 a 1.358. Andiamo a un progetto: 238 abitazioni pubbliche distribuite tra 83 appartamenti per famiglie anziani e 155 unità abitative per studenti. E questo è il progetto realizzato dallo studio danese Adept Laubdau & Poulsen, vincitore del concorso Brabrand Housing Association. Il complesso dovrebbe sorgere sul lungomare di Aarhus Nordvak, su 12.000 metri, che ospiteranno una struttura sostenibile grazie a serre attrezzate sui tetti. La struttura abitativa, nonostante le dimensioni, riesce ad assicurare una dimensione intima in un ambiente marittimo decisamente vivace. La struttura, realizzata prevalentemente in mattoni, è suddivisa in piccoli edifici, caratterizzati da diverse altezze e sottili cambiamenti nell'espressione della facciata. Come sempre, dall'estero possiamo imparare qualcosa quando si tratta di social housing. Torniamo in Italia per occuparci di un progetto che riguarda il Museo Etnografico Siciliano Giuseppe Pitre, che dopo 5 anni di chiusura viene restituito alla città di Palermo e ai visitatori. I lavori, costati 1.545.000 euro, hanno fatto sì che dal prossimo 16 dicembre possa essere allestita la prima mostra Pitre tra memoria e futuro, il primo allestimento del museo all'Assunta. Il recupero ha riguardato circa 30 stanze, è stata ricostruita la zona nord-est ed è stata inserita una scala per accedere al piano superiore. Inoltre, è stata aperta una scala che conduceva al sotterraneo e il corridoio che collega le due cucine.